E qui siamo alla gelateria 900 in via Marco Polo. Perché in questa via qua? Davide. Salve, buonasera. Siamo in questa via perché è una via d'ingresso alla città di Pescara. Siamo proprio all'uscita dell'asse attrezzato, l'ultima uscita. Siamo una gelateria artigianale. Proponiamo praticamente 29 gusti differenti ogni giorno con la produzione a vista, con il laboratorio a vista. E niente, il nostro prodotto è un prodotto che viene fatto con il cuore, come potete anche vedere sul retro. Cerchiamo di comunicare il più possibile quello che è il nostro lavoro, il nostro mestiere, e cerchiamo di farlo al meglio possibile. Questa è una delle vie storiche di Pescara, c'è sempre molta gente, però ci sono anche le macchine che passano. E questo dà fastidio? Ma diciamo che sì, durante la mattina il traffico è abbastanza elevato di automezzi, però la sera la via rimane abbastanza tranquilla, si può anche passeggiare tranquillamente e ci sono soprattutto abbastanza, cioè ci sono dei parcheggi e quindi è possibile arrivare, sostare, prendere un bel cono gelato e ripartire per andare magari sul lungomare o da qualche altra parte. Anche perché chi viene da queste parti, ci sono ristoranti, ci sono attività vari, insomma, quindi ci si può, come dire, soggiornare per un paio d'ore, tre ore. Infatti noi la chiamiamo la via del food perché ci sono differenti attività di ristorazione, dalla pizza alla piadina a magari un ristorante di pesce, trattorie, quindi gelateria, e quindi insomma è possibile rimanere a lungo su questa strada. Eccola qua la signora Eva, lei è indaffaratissima con ci diamo del tu. Certo. Com'è sta storia qui che i bambini piccoli vengono a imparare per fare il gelato? Per noi è un piacere mostrare come si fa il gelato artigianale, soprattutto scoprire la trasformazione che avviene. In questo caso abbiamo preparato un sorbetto alla fragola, quindi la trasformazione dalla fragola, dall'assaggiarla appena raccolta, possiamo dire abbinata allo zucchero, all'acqua per creare un ottimo sorbetto, e soprattutto poi far vedere come esce il vero gelato, no? Perché che cosa succede? Magari i bambini sono abituati a sapori un pochino chimici, come può essere una Big Bubble alla fragola. Allora noi vogliamo far scoprire un pochino, far conoscere o comunque sensibilizzare il bambino alla scoperta dei gusti. E in questo caso oggi abbiamo proposto un sorbetto alla fragola perché tutti i bambini impazziscono per la fragola. È una vera attività didattica, no? Sì, è una vera attività didattica perché c'è la spiegazione. Ora voi non avete assistito nel laboratorio dove viene raccolta la fragola che viene poi lavata, quindi l'importanza di tutti i passaggi prima di poterla consumare, e soprattutto la gioia è proprio bello del vedere il bambino quando esce il gelato e fa oddio, certi commenti bellissimi. È per noi un piacere. È bello pure poi assaggiarlo il gelato da parte sì, loro. Infatti nel vederli poi consumare che assalgono le vaschette è sicuramente una gioia immensa per questo, noi. E questo è un lavoro che fate periodicamente, tutte le settimane, con i bambini o anche con quelle un po' più grandicelli? Allora, principalmente mi sono focalizzata nel laboratorio del bambino, però facciamo anche dei corsi un pochino più avanti, diciamo rivolti ai grandi, perché diciamo nel bambino rimaniamo su una didattica un pochino più semplice, più interessante, giocosa. Invece col grande diventa una vera passione. Quindi anche perché con le gelatiere da casa uno magari una sera può proporre anche al proprio ospite o degustare comodamente a casa un gelato fatto proprio da loro. Sì, e noi le facciamo abitualmente quasi 3-4 volte al mese, anche sotto richiesta dei genitori, devo dire che ci chiedono di poter fare queste cose e con molto piacere lo facciamo, soprattutto il gelato ma anche lavoretti con pasta di zucchero, proprio per sensibilizzare proprio il bambino. Ci va poco a questo perché il bambino e anche gli adulti, voglio dire, con il gelato, con la cioccolata si cattura facilmente. Sì molto, e ci fa molto piacere perché c'è sempre un riscontro positivo, quindi a noi ci rende felici, ecco, mostrare anche il nostro lavoro, il nostro impegno e soprattutto vedere le facce soddisfatte di chi ci viene a trovare. E qui la gelateria è sempre un via vai, c'è sempre
sempre insomma un po' di gente, no? Sì, fortunatamente devo dire che anche l'inverno è stato per noi molto interessante, essendo venuti nella zona da poco, però devo dire che abbiamo una bella clientela che ci viene sempre a trovare, e quindi siamo, di questo siamo felici e speriamo sempre di aumentare, soprattutto ora inizia la stagione, quindi per noi è, cavalchiamo l'onda, no? Grazie Ida. Grazie a voi.